Bene, allora ritorniamo a noi. Dove eravamo rimasti? Ho perso un po' il filo. Ah, sì, allora ci siamo riposati a Whiterun. Sì, può darsi anche che sia la nebbia che fa un po' di interferenze, vero? E la quest di oggi l'avete scelta voi, che è quella dei morti viventi. Eccola qua, i morti viventi. Indaga presso il luogo del rituale. Quindi andiamo a vedere dov'è questo luogo del rituale. È abbastanza vicino perché noi siamo a Whiterun. Dobbiamo andare qui. Quindi bisogna passare da Helgen. Già che passiamo da Helgen, prendiamo su anche la quest principale. A questo punto, sì, stecco sistemato, sembra sistemato. Quindi andiamo giù, Riverwood, pietra guardiana, passiamo di qui, andiamo a Helgen, prendiamo su la quest principale, ma non la facciamo. E poi andiamo a vedere cosa c'è nel luogo del rituale dei morti viventi. I draghi cominciano a partire quando uccidi il primo alla torre di guardia. Quindi per adesso no, prendiamo, la iniziamo e basta, ma i draghi non compariranno. Bene, tenete presente che la quest dei morti viventi è nuova anche per me. Non l'ho mai fatta, quindi non so cosa troveremo là. Ok, vediamo che cosa ci mettiamo come spell. No, evoca spada no, direi dardo di fuoco e nella sinistra lo sgherro. Nella sinistra lo sgherro già pronto per il primo scontro. Se viaggiamo di notte non dovrebbe essere una strada troppo pericolosa. Ah, abbiamo il cavallo, è vero, che non possiamo però comprarlo per Inigo. Ah, è vero, c'è il tesoro dietro al mulino. Andiamo a prenderlo. È vero. E questa mappa qui, se per chi per caso non sapesse di cosa stiamo parlando, è la mappa del tesoro numero 4. Cioè questa. Gli adventurer nei dungeon non ne ho mai trovati, però in teoria dovrebbe poter succedere. Dovresti trovarli appena fuori, dovresti trovarli, almeno da quello che ho letto nella descrizione dei mod. Sì, quindi andiamo a prendere il tesoro. Inigo per adesso ci seguirà a piedi, perché il cavallo per lui non lo possiamo prendere, perché alle stalle di Whiterun il cavallo per lui non si può prendere. Se vedete, se avete visto la mappa, semplicemente bisogna passare questo mulino, andare dietro e andare là in alto. Ormai lo so a memoria dov'è questo tesoro. Eccolo là. Sì, beh, questo la prima volta è un po' difficile. Dopo, poi, una volta che impari dov'è. Io non li ho mai trovati tutti. Cioè, tutte, perché non ho mai, penso di non aver mai trovato tutte. Oh, qui l'aria è glaciale. Allora, corazza elfica. Bella. Bella da rivendere per noi, un po' inutile, ma va bene. Full collar, va bene, granato, ricalco, oro e una gemma vuota. Io alla fine in Oblivion per iniziare la quest uccidevo sempre uno di quei senza tetto. Chi è questo qua? No, sembra abbastanza. Ah, robber. Vabbè, se non vuoi robberarmi, puoi andare. Allora, per chi non ha mai giocato Alternate Start, per iniziare la quest principale, entri a Helgen. Trovi un cadavere carbonizzato che dovrebbe essere qua dentro. Eccolo qua. Lui ha un Adventurer Journal che tu leggi e inizia la quest principale. Eccolo qua. Ti dice o di investigare la caverna o di avvisare a qualcuno a Riverwood dell'attacco del drago. La caverna non la facciamo, sarebbe quella che c'è, che fai all'inizio, quella con l'orso. E dopo, quando vorremo iniziare, andremo direttamente a Riverwood. Basta parlare con qualunque personaggio di Riverwood che abbia un nome. E dopo lui ti dice di andare dallo Jarl di Whiterun e poi da lì è uguale alla quest normale di Skyrim. Bene, e la quest principale l'abbiamo presa. Adesso andiamo verso, andiamo una salvata veloce.
E andiamo verso il luogo dei non morti, dove non sappiamo cosa ci aspetta. Andiamo verso questa zona del rituale, che a questo punto è qui giù. Qua c'è una caverna con qualcuno fuori. Vai, sgherro! Facci sognare. Oh, chi è che spara? Lama arcana, mortacci tuoi. Ho beccato lo sgherro comunque. Grandissimo sgherro. Lama arcana. Pozione, ma niente di che. Vabbè, qui c'è l'ingresso alla caverna, semmai ce la facciamo un'altra volta. Guardiamo cosa nella borsa. Ramo di cardo, Nightshade. Va bene. Sono molto curioso di vedere cosa troveremo in questa zona. Cosa ha detto Inigo? Preparati a combattere. C'è qualcuno qua che ci ha già visto, ovviamente. E allora via, combattiamo. Ah, è proprio uno zombetto. Sì, vabbè, ma no, non può niente contro lo sgherro, eh. Finita la magica. Sgherro, dove sei? Oh, no, si è sciolto. Bastone, bastone. Sarà scarico sicuramente, infatti quasi scarico. Ma quanti ce n'è? Oh. Fermo, no, no, questi sono un po' tanti, eh. Sono un po' tanti. Allora. Pozione di magica se ce l'abbiamo, ma non ce l'abbiamo secondo me, e infatti non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Allora, usiamo il bastone, sperando che nel frattempo si ricarichi la magica. Si è scaricato il bastone, alla grande. Dunque. Abbiamo qualcosa per ricaricarlo. Sì, gemma dell'anima minore. Sì, potrei evocare la spada. Sono indeciso se evocare la spada o lo sgherro. Adesso vediamo quanto regge Inigo. Quindi continuano a saltare fuori, però. Non è che ne continuano a saltare. Finito. Finite le cariche. Inigo è andato giù. Va bene. Inigo è andato giù. Per cui noi andiamo con la nostra spada. Ci teniamo la difesa nella sinistra. Dai, muori che sei l'ultimo. Oh, quanti ce n'erano? Una svaccata. Va che tappeto di morti. Ciao, assurda. Assurda vero, non so come. Sì. Allora, carne morta droppano questi, che è un ingrediente. Per un attimo pensavo che fosse una. Sì, Shaz, pensavo che ci fosse un caster dietro. Perché, infatti, vi stavo dicendo, per un attimo pensavo che ci fosse o un caster che li tirava su, qua in fondo. E che magari ci fosse da disattivare il portale. Dunque, vediamo un po'. Qua c'era un libro, mi sembra, sì. Tomo magico evoca zombie, ottimo. Usiamolo immediatamente. E Dado, grandissimo! Ciao Dado, come va? Sì, adesso si è appena sciolto.
Ha già fatto la sua comparsa e si è già sciolto. Abbiamo appena iniziato la quest dei morti viventi. Dunque, dove è andato? Tomo magico evoca zombie. Evoca uno zombie per 60 secondi, va bene. Ok, mettiamola subito nei preferiti. E poi la useremo sicuramente. Grande dado, ti metterei subito VIP, ma se faccio Alt Tab, Skyrim la prende molto male. Vesti del negromante, vabbè, noi abbiamo le vesti dell'arcimago. E Smash, riesci a mettere VIP, dado? Prova. Strimpellata di liuto, è stata riscattata. E allora vai con la strimpellata di liuto. Dunque, mettiamola su la canzone. Ce l'avevamo già. Ok, proviamo la 6 che non l'abbiamo ancora sentita. Non si possono scegliere per nome, ci sono solo i numeri. Un po' perplesso Inigo. Notare che normalmente suona con noi, stavolta invece ci guarda come per dire, insomma. Guida il raid e decide dove chi andiamo a raidare a fine stream. Fine? No? Sì. Suona un po' a vuoto, ok. Non sei convinto, Inigo? No, l'espressione non è delle più convinte. Dunque, torniamo a noi, vediamo. Allora, Negromante l'abbiamo già spogliato. Evoca zombie, beh, ce lo rivendiamo. Certo che è valido anche qui su Skyrim, però preparati perché io non vedo niente senza occhiali, eh. Ali di falena. Ok, beh, questo è quello della quest. Diario del Negromante. Leggi il diario del negromante, va bene. Un altro evoca zombie, vesti del negromante. Baccaneve, oro, pozione di magica e altri vesti del negromante. Benissimo. Ah, ha riscattato nudo. Ok, vai. Adesso morirà di freddo. Allora, Archmage Boot, Archmage Robes. Poi via anche il mantello. L'altro mantello. La tiara. Vabbè, gli zaini glieli lascio, eh. Le vesti del negromante sono peggiori di quelle che abbiamo. Perché abbiamo quelle del. Che figo. Guardate, guardate come in inglese si direbbe shredded. Vecchi addominali da. Sì, non mi assomiglia per niente. Sì, diamo una salvata perché se moriamo di freddo. Aspettate che metto anche il timer. Che sono 5 minuti. O forse 100. Cioè, i timeout sono condivisi. Ah, eccola. Ok, ragazzi, tutto insieme, eh? Va benissimo. Adesso non vedo veramente niente. Adesso dobbiamo cercare di leggere il diario. E io dovrò cercare di leggerlo senza occhiali. Dunque, prima devo trovare il diario. Oh, ragazzi, veramente pesante. Diario del negromante. Va bene, ragazzi, cosa c'è scritto? No, tanto non riesco a leggerlo. Quindi vediamo se riesco a leggere cosa devo fare nella quest.
Ma è stata completata, ragazzi, non capisco se l'abbiamo completato oppure no. Ah sì, l'abbiamo completata. Abbiano richiamato i morti, forse in tutta Skyrim. Va bene, ragazzi, non ho ben capito cosa è successo. Credo che la quest sia finita, se ho capito bene. Ah, ma c'è un baule? Sì, c'è anche qualcosa che sberluccica lì. Allora, questo cos'è? Uno scheletro? Iron War Axe, va bene. Questo è un libro. È uno skill book. Evocazione, ottimo. Ok. Baule. Granato, un lingotto di qualche tipo. Oro, una gemma e un anello. Ok. Direi che ci siamo. Scegliamo un'altra quest adesso da fare, perché questa pensavo fosse più lunga, invece è finita molto presto. Però abbiamo un'evoca zombie. Allora, beh, possiamo. Beh, già che ci siamo, cosa facciamo? Torniamo verso Riverwood a parlare a tutti quanti del fatto che abbiamo visto il drago. Ovviamente nudi. Ciao, grazie del follow, chiunque tu sia, perché mi stanno facendo giocare senza occhiali, quindi non vedo cosa succede. Ragazzi, vedo che scrivete in chat, ma cioè, non c'è pezza che vedo la chat, non vedo neanche praticamente lo schermo. Oh, se no, visto che abbiamo il timer e questo lo vedo ancora un paio di minuti, possiamo. E se ci buttassimo dentro la caverna a vedere cosa c'è? Dai, almeno così facciamo un po' di combattimento. Allora, evochiamo lo zombie e lo usiamo subito. Evoca zombie, dovrebbe essere questo. E il dardo. Andiamo dentro. Urca. Oh, che botta. Dai, zombie, inigo. Ciao. Cavolo, era quasi andata giù. L'ho vista morire nella kill cam. Ok, riproviamo. Adesso li facciamo andare avanti loro. Dunque, dove era qua dietro? Vai, zombino. Dai, zombino. Minchia. Cosa ha fatto? Ha aperto la porta. È stata una specie di esplosione. Non vedo niente. Dunque, Inigo, lo zombie, la tipa dove è andata a finire? Ah, è qua. Ok. Granato. Vabbè, il resto mi sembra che siano armature. Ma quando finisce sto timer? Sa che lo zombie ci ha lasciato. Ho sentito un rumore. Oh! Ah! La devo eliminare questa reward di togliere gli occhiali. Non vedevo assolutamente niente. Vai, ah, c'avevo lo zombie, vai. Oh. Ci ha dato due bei colpetti, eh. Ok, questo qui l'ha fatto fuori lo zombie.
Ce ne deve essere un altro in giro. Due ce ne sono. Dove sono? Dai, fatti vedere. Vai, zombie, dagli giù. Bravissimo. Beh, lo zombie è fortino, eh. Non ha lo stesso fascino dello sgherro. Ma dov'è quest'altro qua che mi indica un nemico? Ah, ma... Ah, è la volpe. Vabbè. Ciao. Zucchina. Siamo in una caverna random che abbiamo trovato di fianco al rituale degli zombie. Io sto inseguendo una volpe che si chiama Zucchina, che è fuggita da quella parte. Ma ci andiamo dopo perché voglio vedere cosa abbiamo qui. Può darsi che sia una roba dell'anniversary, molto probabile che sia una roba dell'anniversary. Vena d'argento. Prendiamo un po' d'argento. Ok. Rimettiamoci sulla spell. Mi dispiace, ma la zucchina è morta. È stata finita o dallo zombie o da Inigo, sicuramente. Eh sì, eh. Se tu ti equipaggi il piccone alla destra, basta che lo usi sulle vene e le mina. Sì, così eviti le vocali. Ma è sempre stato così, eh. Questo sembra un po' più tosto degli altri. Beh, dai, il momento dello sgherro. Dai, sgherro. Dai, sgherro. Grandissimo lo sgherro, gli è arrivato dietro. Niente, ragazzi, lo sgherro è insuperabile. Dove l'abbiamo lasciato lui? Sparito. A parte che mi manca anche Inigo. Ah, in questa caverna ti mandano a trovare un oggetto. Beh, dai, ormai siamo arrivati fino qui, finiamola. Qua c'è la trappola, come al solito. Ti senti fuoco in forno prosciugato. Cancello basilare. Ok, vediamo cosa ci aspetta di là. Vai con lo sgherro. Vai sgherro, colpisci. Bashnag, questo è un name. Bravo. Ragazzi, fatemi ci dare un colpetto anche a me, però. Lo volete fare? Ah, beh, allora io colpisco anche voi. Lo sgherro l'ho ucciso io perché non mi faceva colpire. Oh. Mi dispiace, ma ho dovuto dare una lezione di educazione allo sgherro che non mi faceva. Allora, Ancient Nord Armor, vabbè, se la può anche tenere. Anello d'oro, bastone della furia. Ah, creature e persone di livello 4 o inferiore.
Vabbè, collana d'argento, granato, guanti di forgiatura, molto bene. L'arte della magia bellica, questo lo leggiamo. Rubino e soldi. Troppo tardi. Mannaggia, che botta. Ah, non ho fatto nessuna gemma abbastanza capiente. Due nemici ci sono, uno me l'ero perso. E vabbè, ma io non riesco mai a far niente. Nico, secondo me, sta andando ad aprire la porta. Ah, i ragni. Qualcuno l'aveva detto che ci sarebbero stati i ragni. Sì, lo zombie non ha fatto granché. Libererò. Se dai un altro colpetto. Ora sono troppo debole. Fra i ragni e le streghe morirei prima di uscire dalla caverna. Il Quindi circolo di maghi congrega. di Bashnak. Noi, o meglio, loro vivono qui. Mi hanno fatto capire chiaramente che non sono più la benvenuta. Allora, sei un Sì, negromante? e non voglio sentire alcun giudizio di carattere morale a riguardo. Un tempo non sarei stata costretta a studiare in segreto. Ora sono troppo debole. Fra i ragni, Dimmi di più sulla questi non sono i congrega. maghi all'acqua di rose dell'Accademia. Bashnak ha l'abilità di un maestro e la mente di Sì, un signore Bashnag è della quello che Terra. Sono abbiamo. molto pericolosi. Se però vuoi studiare in pace la necromanzia, sono la compagnia ideale. Allora, Bashnag è Davvero? morto. Non so bene come reagire. Ci metterò del tempo a riprendermi. Per Va bene, dai, ora allora posso uscire usciamo. da qui e riposare. Ci metterò del tempo a riprendermi. Per ora devo solo uscire da qui e riposare. Ci vediamo. Come ci vediamo? No, tu devi Ora venire sono con troppo me. debole. Fra i ragni e le streghe Sì, morirei va prima di bene, uscire abbiamo dalla caverna. capito. Bashnak mi ha maledetta. Ora non Dovrò posso usare attendere che il la raggio VSC per ci sia. salvare un L'uscita è altro. libera, buona Grazie. fortuna. Quando troverò mia figlia sarà solo per merito tuo. Accompagniamola per sicurezza. Come no. Ops, mi sa che abbiamo detto che la via era libera un po' troppo presto. No, no, ho sbagliato tutto, ragazzi. Abbiamo sbagliato tutto. No, è il momento di evocare qualcuno. Niente, proviamo a evocare. Sì, ve lo fa evocare. Vai. Vai, sgarro. E niente, momento del bastone. Bastone che però potrebbe essere scarico. L'oggetto a carica è insufficiente. Qualcuno mi ricorda che giustamente non le abbiamo messe nei preferiti. Infatti ce l'avevamo in realtà. Non riesco a ricaricare il bastone. Con una gemma dell'anima minuta. No, è inutile che provi a caricargli, a catturargli l'anima perché non avevamo delle gemme abbastanza capienti neanche per gli umani. Allora, pozione di magica extra. E
che poi... Ah, non ci ho fatto praticamente niente con la pozione di magica extra. Completata. Beh, lei intanto è uscita. Chi è che mi sta... Oh, ma c'è un ragnetto qua. C'è un ragnetto qui. No, perché ho messo la pickaxe? Secondo me bastano le fiamme per questo qua. Nico, tienilo tu quello grosso intanto. Grandissimo sgherro! Ok, direi che sono morti tutti. La tip è uscita, la quest è completata. Il bastone della furia funziona solo su quello del... cioè sui nemici di livello 4 o inferiore, quindi inutile che lo usiamo. La storia di Ragnar. Beh, Ragnar il rosso, neanche a farla apposta. Entrò tracotante, bravo. Beh, che suona anche lui. Urlando spavaldo di gloria e di fama. Ma poi tutto un tratto il tono scemò quando di Matilda lo sguardo incrociò. Siamo stanchi di udire si fatte menzogne e orsù diamo un limite a queste vergogne. Così d'un baleno il duello iniziava con la prode Matilda che parava e affondava. Del povero Ragnar la sorte segnata. E può essere che suoni solo con le canzoni. Una testa mozzata. Non lo so, vogliamo provare a leggendaria? Proviamo sta difficoltà leggendaria, dai. Visto che si insiste. Vai così, difficoltà leggendaria. Beh, vediamo come va, dai. Tanto abbiamo giocato ad Ardua fino adesso, moriremo più spesso, non... Non è che hanno più vita, è che gli fai molti meno danni. No, praticamente, se ricordo bene, a leggendaria tu fai lo 0,25 per... cioè, tu fai un quarto dei danni e loro ne fanno il triplo. Se mi ricordo bene, una roba del genere. Sì, adesso iniziamo la missione principale. Diciamolo a lui. Ok, un drago ha attaccato Helgen. That explains what I saw earlier, flying down the valley from the south. I was hoping I was wrong about what I... Ok, va bene. E adesso lui ci dirà di andare dallo Jarl. Però noi invece di andare dallo Jarl potremmo fare il tumulo delle cascate tristi, già che siamo qui. Vabbè ragazzi, qua, cioè, spero che la conosciate questa, perché se non conoscete neanche quella dell'artiglio. Vai, super sgherro! Niente, li dobbiamo chiamare qua, Dai, fatti vedere. Ma pensa a te. Eccolo! Dio! Faccio c'è sempre il Nigo di mezzo. E infatti prendo lui. Sempre senza magica. Dai, sgherro. Che storiazza! Oh là, bravo Inigo! Ce n'è rimasto uno là dentro, secondo me.
Ero abbastanza sicuro che ce ne fosse rimasto uno, ma evidentemente mi sbagliavo. Bene, allora, prendiamoci tutto. Poi è caduto giù quell'altro. Sgherro, sgherro. Guarda, 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 guarda come si esalta. No, ho colpito lo sgherro. E dai, vai giù. Abbiamo un po' poca magica, eh. La magica è un po' il nostro tallone d'Achille. Dai, finitelo, su. Bravi. Andiamo a prenderci il mini forziere che c'è qua dietro. Ok. Vabbè, solo gioielli, ma va bene. Bene, entriamo, uccidiamo i due babbazzi che ci sono lì all'inizio dal falò e poi dormiamo. Oh, abbiamo attenuazione però che non lo usiamo mai. Usiamolo. E ci mettiamo, poi gli evochiamo lo sgherro in faccia. E anche l'Atronach è un po' che non lo usiamo, eh. No, c'avevo la cura. Avevo le mani scambiate. Ah, è già andato giù. Dai, fatemelo vedere però, così non riesco a colpirlo. Ok. Sgherro, sei troppo forte. Guarda, ti abbraccerei. Guarda, ti vorrei venirti vicino a abbracciarti. Sei troppo forte. Sei troppo forte, non me li fai colpire. Risparmiamogli quella morte ridicola. No, no, dai, diamogli una morte onorevole. Ho voluto fare un po' troppo il furbo. Adesso speriamo che se lo tenga Inigo qualche minuto. Oh, ma è anche forte questo tag. No, noi abbiamo voluto salvarlo, ma forse era meglio se lo facevamo morire. Dai, vai giù. Porca vacca. Ma è la leggendaria. È la leggendaria. Qua teniamo pronte le fiamme per quando arrivano sugli skiver. Vai. Dai. Ah no, aspetta, devi prendere la roba dalla scrivania e poi loro arrivano.
Quindi abbiamo libro di borseggiare, pozione di cura. Abbiamo anche fatto un nuovo livello. Dai, perché non arrivate? Vabbè, arriveranno. Lesser Soul Gem. Oro, ok. Meglio tardi che mai. Ci ha pensato Inigo a finirli. Questo a testa in giù. Bene, bene, bene. Palla di fuoco, questa dopo la usiamo. Veleno della paralisi, tanto no, non sappiamo bene come usarlo. Non so se si può mettere sull'arma incantata. Lo so, ma dai, Inigo può superare anche questo. Comunque, non ho ben visto quanti danni gli abbiamo fatto, ma secondo me parecchi. Ed è il momento di far entrare lo sgherro. È il momento dello sgherro, è il momento dello sgherro, dai sgherro! Ce lo siamo aggrati con quella palla di fuoco lì. Ci posso provare, ma... Ci siamo avvelenati, la porta... Vacca boia! Non trovavo la porta. Per un secondo, va bene, va bene. Sgherro. Palla di fuoco, adesso sì che ci siamo. La palla di fuoco non è che gli abbia fatto granché, eh. Beccato lo sgherro. Sarà meglio andare in dual cast. Adesso uso la balestra. Bravi, molto bravi. Eccolo Arvel lo svelto. L'artiglio ce l'ha lui. Bene, facciamo finta di cascarci. Tanto poi lui lo uccidono i Draugr. Vai, fatti uccidere dai Draugr. Noi intanto andiamo avanti. Via che si comincia. Perché chiappine? Quello là che è ancora sdraiato. No, come ho fatto a mancare? Ah no, l'ho preso. No, non molto bene. Zombie? Inigo? Finalmente un po' di kill cam. Dove state andando, ragazzi? Ce n'è un altro. Oh, eccolo qui. No, ho preso lo zombie. Eccolo il. Che legnata! È andato giù lo zombie. Proviamo a fare un soul trap, ma
Ci credo molto poco. No, l'ho mancato. Non ucciderlo, non ucciderlo. Aspetta. Draugr inquieto ha resistito, tra l'altro. Ce l'ho fatta per il rotto della cuffia, ma... Lo zombie è un po' lento, Non è... Non è forte, non è... Cioè, non ha lo stesso fascino, ovviamente, dello sgherro. Ma penso che più o meno come valore si equivalgano. Adesso dovrei andare a vedere sulla wiki effettivamente di che livello sono. Però mi sembra che più o meno come potenza si equivalgano. Eccolo Arvel, diario di Arvel, l'artiglio dorato. Sì, dai, usiamo un po' l'Atronach. Lo usiamo mai. Guardalo lì che semina distruzione. Oh ragazzi, devo dare atto a Aurelio che aveva ragione. Cioè, non è così difficile come pensavo, anche a leggendaria, e ci divertiamo di più. Quando avete ragione, ragazzi, ve ne do atto. Forse aveva ragione lui. Avremmo dovuto farlo forse prima. Sì, sì, lo so ragazzi che è meglio evocare un tank. Cioè... ci arrivo fino lì, è che... questo si sveglia. E che volevo provare l'Atronach. Sì, Draugr inquieto. È stata la kill cam, ma non è morto. Adesso è morto. L'Atronach del ghiaccio. Sì, non l'abbiamo ancora trovato, purtroppo. O se no, cioè, possiamo sempre andare da qualche parte e comprarcelo, Vabbè, arco da caccia. Vabbè, tanto di spazio ce ne abbiamo. Ah! No, aspetta, voglio fare un'altra cosa. Proviamo a farlo in dual cast. Gli facciamo appena un po' più male in dual cast. Non moltissimo, ma appena un po' più male. Vabbè, Inigo poi l'ha ucciso con un colpo, siamo già a posto. Allora, teniamo pronto lo sgherro. Dai, passa nel fuoco, passa nel fuoco, bello, dai. Brucia. Cioè, poi arriva Daignigo che... Mi è parso di sentire una vocina. Eh sì. Beccatevi lo sgherro. Devo aver colpito. No, no, non ho preso. Oh! Finita la magica.
Pozione di magica, pozione di magica. Ne abbiamo una sola. No, una, se ne abbiamo una sola non la uso. Le pareti sono fatte con una mod, quindi può darsi che siano diverse dal vanilla. Sono fatte con Skyland le pareti, quindi sono ritexturate. Vediamo quante cariche ha il bastone, non molte. Vabbè, qui ha fatto tutto il nigo. No, ho mancato. Dai, finiscilo su. Bravo. Farina d'ossa, oro, pozione di resistenza all'elettricità, bene. Andiamo a vedere il bauletto. Oro col tuo arms. Scudo antighiaccio, questo buono da disincantare. Stivali d'esploratore, vabbè, li rivenderemo. Adesso questo qui, un'altra palla di fuoco, bellissimo, subito nei preferiti. Da qui dovremmo riuscire a colpire il tizio dall'alto. Per poco. Rimancato. Vai sgarro, pensaci tu. Oh, l'avrò mancato tre volte. 4. 5. Non è abbastanza magica. Non ce la faccio a evocare la spada in tempo, niente. No, ho preso sullo scudo. Vabbè. Se ci riempiamo le borse lo buttiamo via. Ah, raccogliamo un po' di sti funghetti. E poi magari li usiamo per fare qualcosa. Benissimo. Il monanico. Questo va bene per Inigo. Mi sa che va bene per lui. No, il crash. Non dovremmo essere troppo indietro. Ok, qui c'è l'altro Draugr. Sgherro. Preso, ripreso, vai, vai, andate, miei pro di tank. Là, vai. Ciao Kodiak, come va? Fa piacere averti in live. Tutto a posto. Come vedi, ci siamo decisi a fare il tumulo delle cascate tristi, perché prima o poi tanto era da fare, quindi ce lo siamo tolto. Bravo,
Bene, bene. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Tipo, ci curiamo immediatamente. Non possiamo curarci più di tanto. No, non ci arrivavo con lo sgherro fin là. Adesso lo sgherro lo tiro su subito. Mentre loro li tengono lì un attimo, io finisco di curarmi. Beh, lo sgherro l'ha già castigato il tipo che è uscito lì. Ce n'è un altro che ci ha visto e che facciamo bruciare immediatamente. No. Dai, no. Mi tocca andarci. Ce n'è un altro su, che però per adesso non ci ha visto. Allora, dunque, artiglio. Leone, falena, gufo. E leone, orso, falena, gufo. Se muoio qui, per favore, porta il mio cadavere fuori, dice Inigo. Che visuale, però. Non lo stiamo usando, stiamo dando un po' di spazio allo sgherro. Se volete lo usiamo adesso, dai, usiamolo adesso. Lo evoco in dual cast, così ci dura anche un po' di più. Però poi dobbiamo recuperare la magica, eh. Che il problema è che poi c'è sempre da aspettare di recuperare la magica. Ok, ci siamo. Dopo dobbiamo far andare avanti loro, eh. Allora, Frenzy Poison, Petty Soul Gem. No, impariamo la parola. Benissimo. Vai. Dardo di fuoco in dual cast finché riusciamo. Non ho abbastanza magica. Bene, adesso è il momento di usare la pozione che ci siamo tenuti fino adesso. Bella roba. Non è abbastanza magica, non è abbastanza magica. Signore supremo, intanto lui. Vabbè, l'hanno finito loro. Vabbè, il fantasma è sgravatissimo, eh. Cioè, col fantasma non ti diverti neanche tanto perché è talmente forte che... Allora, Ascia Nord del Gelo, Pietra del Drago. Benissimo. Cioè, considerate che sia... No! Ah, adesso per un po' ce la dovremmo tenere in borsa, perché io finché non sono almeno al 20, difficoltà leggendaria, non la faccio. Ascolta. Ascoltami e obbedisci. Una malvagia oscurità è penetrata nel mio tempio. Un'oscurità che tu distruggerai. Riporta la mia fonte di luce al monte Kilkrit. E io farò di te il messaggero della mia luce purificatrice. Dal livello 20, almeno. Eh sì, è la strimpellata di liuto. Addirittura qua siamo su un palco, ci sta. La capanna di Anise. Non lo so se avevo una quest.
Infatti Nigo è sempre molto perplesso quando suoniamo. Messaggero, messaggero. Dimmi, buon uomo. Ti stavo cercando. Mi è stato chiesto di consegnarti una cosa personalmente. Vediamo un po'. Pare proprio di sì. Ora devo andare. Che cosa ci ha consegnato? Vediamo un po'. Invito a cena. Ospiti per cena. Ti invitiamo ufficialmente a prendere parte alla cena di Villa Ghiacciasangue. Beh, come rifiutare con un nome del genere? In qualità di ospite d'onore ti invitiamo ad arrivare in anticipo a scambiare due chiacchiere con gli altri invitati. Non appena sarai pronto per mangiare, chieda al cameriere un menù e verrai portato nella sala del banchetto. Va bene, verranno serviti. Ok, no, non la fare. È troppo difficile, ok. Ma tanto comunque che ore sono? Ormai è quasi la mezza. No, mi dispiace, nulla. Oh, quando ti arriva una richiesta dalla casa Ghiacciasangue, come fai a dire di no? Ok, Riverwood Trader. Ah, è vero, ce la dobbiamo ancora mangiare la carne morta. Adesso ci mangiamo tutto. Permettere che mia sorella faccia. Ho l'artiglio dorato, bravissimo. Adesso lui se lo mette sul bancone. I vampiri sono livellati al massimo. In più ci sono i gargoyle. Così a pelle mi sembra simpatico. Grazie. Alla prossima, ragazzi. Parte il ride. Ci vediamo giovedì sera, sempre ore 22. Ciao.